L'Annunciata è una frazione del comune di Piancogno. Dista circa 70 km dal capoluogo di provincia, Brescia, 4 km dalla località turistica di Borno e 70 km da quelle di Ponte di Legno e della Prica. Vi si accede dalla statale 42 con deviazione a Malegno, prossimo Borno. Oppure dall'erta di Via Vigna a Cogno, sentiero considerato come strada principale di collegamento con la valle fino al 1923. L'Annunciata è composta da alcuni gruppi di case, che assieme ad un numero di dimore dalla funzione prevalentemente agricola, distribuite sui fianchi della montagna che sovrasta l'abitato di Cogno, formano il cespite abitativo. Sul crinale, posto come gemma fulgente, tra la miriade urbana svettante e apparentemente solitario quale criniera del monte, troneggia il complesso monastico, che dalla seconda metà del secolo XV, ovvero dalla sua fondazione, ha dato il nome alla località, l'Annunciata. La costruzione della chiesa e del convento è stata voluta dal beato Amedeo Meneses de Silva. L'erezione del convento venne autorizzata da Paolo II il 1 agosto del 1469 e da lui dedicata all'Annunciazione della Vergine. La costruzione fu realizzata in pochi decenni, come si evidenzia da uno dei capitelli del chiostro maggiore, dove sono scolpite la data 1483 e il nome del successore di Paolo II, Papa Sisto IV. Il beato Amedeo aveva avviato pochi anni prima la riforma francescana, che dal suo nome venne chiamata degli Amadeiti. Essi abitarono nel convento dell'Annunziata fino al 1568, quando Pio V abolì la riforma e ne aggregò i 29 conventi ai frati minori osservanti e dal 1601 i frati minori riformati, che vi rimasero fino al 1810, quando vennero espulsi dalla soppressione napoleonica. Il complesso edilizio, sorto accanto al bellissimo santuario della Madonna Annunciata, ha conosciuto diversi adattamenti ed è stato in seguito acquistato dalla comunità di Borno, che nel 1843 lo ha affidato ai frati cappuccini. Sembra un caso, ma l'anno dopo, il 19 marzo del 1844, a Neardo, in Valle Camonica, nasce padre Innocenzo da Berzo. Si direbbe che la provvidenza abbia predisposto questo convento proprio a lui. In effetti, qui ha abitato per circa 15 anni il nostro fraticello Giovanni Scalvinoni, proclamato beato da Papa Giovanni XXIII il 12 novembre del 1961. Questo santuario, che si trova all'altezza di 752 metri sul livello del mare, guarda un bellissimo panorama, abbraccia una parte della laboriosa vallata ed offre uno spettacolo grandioso e suggestivo. A nord-est è fiancheggiato dai monti Pizzo Camino e Concarena e sul versante orientale si apre su un anfiteatro di montagne, dal Pizzo Badile fino al lago di Iseo. Adagiato in grembo al verde, in una chiostra di monti e rocce che offre al visitatore una meravigliosa visione di serenità, pace e silenzio, tanto necessari per gli uomini del nostro frenetico tempo. L'Annunciata è un cantico valligiano
in semplici partiture di pietra, miniato dal ridente pennello di Pietro d'Acemmo e dei suoi allievi. Si può aprirlo da uno qualsiasi degli ingressi letiziali. Quello che immette nella fuga delle colonne dei chiostri, dove la pietra ha i pudori verecondi del marmo rossiccio di Gorzone, o quello che ci accompagna con la discreta esultanza di tre snelle volate d'archi e la sobria austerità di un massiccio portale, nell'interno della chiesa, che è il vero dono dell'arte qui propiziato da incanto di natura. Non la costruzione in sé, rimaneggiamento del primitivo disegno amadeista, ma gli affreschi e le tele formano l'attrattiva maggiore o unica del pellegrino, beato se lo spinge non solo curiosità estetica, ma devozione mariana. Ecco all'improvviso, con la folgorazione delle prospettive che colpiscono l'occhio per l'intensità, la maestà e la grandiosità dell'insieme, dispiegarsi il polittico dell'arco trionfale che si spinge a sesto leggermente acuto, fin sotto le volte della chiesa, poggiando su una triplice flessione di curvature sostenute nel mezzo da due colonne. L'arco trionfale, dipinto da Pietro d'Acemmo e suoi allievi, abbaglia l'occhio con tepore rosso mattone, che tutto fonde in soffice atmosfera trasognata e descrive, con una cromatura un po' sonnacchiosa, la successione spaziale e cronologica, le scene che fanno storia sulla parete sacra datata 1479. La storia di Gesù e il crocifisso. Campeggia, infatti, il dramma del Calvario, distribuito in tre ripiani senza sfondo, ma densi di amabilità figurale e di animosità significante. Il Calvario, in alto, le sobrie figure dei tre crocifissi, incarnazioni di tormenti diversi ma non convulsi. Il buon ladrone, statuaria compostezza di paradiso acquistato. Il cattivo, spasimo che si inarca nella tensione del petto, delle braccia, del capo, incipiente e delirante coscienza di un paradiso perduto. Il Cristo, fermissima incarnazione del dolore che redime, distribuito dignitosamente nell'equilibrio statico delle membra divine e fuso con più accurata concentrazione nella maschera del viso. Ai piedi delle croci è un affollarsi di spettatori e attori della crocifissione, distinti per atteggiamento difforme e tuttavia abbracciati di un unico stupore che tempera la pietà degli uni e la scettica diffidenza degli altri in una coreografia di cavalieri con foggia di costumi quattrocenteschi, appiedati militari e civili. In basso, a sinistra del quadro, in piena tristezza, la madre di Cristo, sorretta dalle due Marie. A destra, il gruppo dei soldati che si giocano la tunica di Gesù. Intorno al Calvario, la proliferazione in 32 quadri degli episodi della vita di Cristo, che fanno cornice all'unica sintesi di una geografia divina. Nella controfacciata della chiesa si trova la grande pala attribuita a Palma il Vecchio o alla scuola di Palma il Giovane, che rappresenta l'Eterno Padre, lo Spirito Santo, con quattro devoti circondati da uno stuolo di angeli che incoronano Maria Immacolata. Sulla parete destra di chi entra è posto il quadro ad olio del pittore Antonio Morone di Lovere, raffigurante San Francesco che riceve le stigmate. Alleluia.
la tela dell'Annunciata, già pala dell'altare maggiore. L'autore potrebbe essere Palma il Giovane o Nicola Grisiani. Sulla sinistra sono poste le tre cappelle, chiuse da cancelli in ferro battuto del secolo XVII. La prima è quella del Beato Innocenzo da Berzo, dove a sinistra si nota un piccolo fonte battesimale, perché il convento fino a pochi anni fa era curiazia della parrocchia di Borno e pertanto il superiore poteva amministrare i battesimi. La tela datata a 1967 che possiamo contemplare è opera di Trento Longaretti dell'Accademia Carrara di Bergamo. Sulla volta, sotto i relativi simboli, si leggono le parole «Preghiera, Eucaristia, Carità e Penitenza» che riassumono tutta la vita di questo cappuccino. Sotto l'altare è deposta una parte delle sue reliquie, racchiuse in un artistico cofanetto. All'esterno di questa cappella è stato collocato un massiccio d'artistico tabernacolo di pietra databile al secolo XVII, che anticamente serviva per custodire il Santissimo Sacramento. Ora fa da nicchia ad un'immagine di Sant'Antonio da Padova. Nella seconda cappella, già officiata dai disciplini, sulla parete di fondo è visibile un affresco della seconda metà del secolo XVI. La deposizione di Cristo dalla croce. Entro un'ancona dipinta che sull'architrave reca un'iscrizione latina. Gli affreschi della volta a vela, incopulata, con i peducci in pietra del tipo mascherone, sono di autore ignoto del secolo XVII e rappresentano, al centro, un tondo con il Padre Eterno, nelle vele i Santi, Francesco, Antonio, Bernardino e il Beato Duns Scoto, mentre nei peducci le virtù teologali e le virtù cardinali, simboleggiate da figure femminili in monocromo bianco. Sulla parete sinistra è appesa la tela d'olio con i santi Giovanni da Capistrano, Pietro d'Alcantara e Pasquale Bailon, firmata Antonius Palea, fecit 1738. Sulla parete di destra, la tela d'olio del secolo XVII, attribuita a Nicola Grisiani, che raffigura San Diego d'Alcalà con la Madonna e il Bambino, circondato da 16 medaglioni con la vita e i miracoli del santo. Nel pavimento una lastra tombale con cornice architettonica, con i resti mortali di religiosi e insigni benefattori. La terza cappella dedicata al Santissimo Sacramento, al centro, presenta un bel affresco del Cinquecento con ostensorio. Quest'opera viene attribuita allo stesso Pietro da Cemmo dell'Ultima Maniera, con influenze mantegnesche e di scuola ferrarese. Nel riquadro centrale è affrescato il Santissimo Sacramento, entro un ostensorio fiancheggiato da due angeli inginocchiati e portaceri, il tutto collocato su un'alta mensa dell'altare. La cappella è decorata da affreschi su volta a costoloni di sezione semicircolare, su peducci a forma di mascheroni in pietra e sulla parete di fondo. Il tutto è assai ricco, improntato a un forte classicismo e con un gusto notevole nella resa dei particolari decorativi, fregi, medaglioni con teste di imperatori e con la testa di Cristo. Sulla volta vengono raffigurati i quattro evangelisti e i quattro classici fondatori di ordini religiosi e autori di regole monastiche,
San Basilio, Sant'Agostino, San Benedetto e San Francesco. Si notano anche i quattro vescovi e dottori della Chiesa, Sant'Anastasio, San Girolamo, Sant'Ambrogio e San Gregorio. Sul pavimento una grossa pietra di un sepolcro con una scritta latina. Dall'arco trionfale al coro fa da tramite un atrio con volte a crociera, affrescato da alcune pregevoli composizioni attribuibili a Pietro da Cemmo o ad un altro pennello del primo Cinquecento. Nella volta a sinistra si può ammirare l'affresco raffigurante Maria assunta in cielo. Fanno corona alla Vergine uno stuolo di angeli, i quattro evangelisti e cinque figure di fedeli. A fianco osserviamo la figura del beato Amedeo, fondatore del convento, con il libro della sua Apocalisse con la scritta Aperietur in tempore. In Valle Camonica spetta alla creatività di questo beato l'iniziativa dell'uso del mezzo visivo per la catechesi. Sulla volta notiamo i santi Francesco, Antonio, Bonaventura e Ludovico Vescovo. Sotto l'arco i cinque promotori francescani. Nella volta di mezzo, sopra la cancellata in ferro battuto con lastra di cristallo, i quattro patriarchi, Abramo, Giacobbe, Melchisedec e Mosè. Nella volta di destra, nella lunetta, l'affresco del crocifisso. A lato della croce, rudemente infissa in un ceppo di pietra su un terreno roccioso, una prospettiva di santi Maria e Giovanni, Francesco e Antonio. Sotto l'arco, i quattro profeti minori. Sulla parete destra, San Francesco che riceve le stigmate, con a fianco alcuni resti di una figura femminile di Clarissa. Entrando nell'abside del coro, troviamo i veri tesori d'arte e di fede che rilevano l'anima del popolo camuno del nostro Rinascimento, espressa dai suoi artisti del pennello. È interamente affrescato da Pietro da Cemmo nel 1475 e costituisce l'opera di fondamentale importanza per lo studio e la ricostruzione critica della sua personalità, in quanto è l'unica firmata e datata ed è contemporaneamente la più giovanile. Sotto l'arco d'inizio, come tante nicchie, appaiono le figure di santi francescani. In alto, al centro della volta, il Padre Eterno, circondato sulle otto vele da sei cerchi di angeli che a decine e decine pregano, cantano, suonano e si abbracciano in una leggera tinta marrone e verde chiaro, in strisce alternate che riempiono di modulazioni monocrome le vele. La vela di centro rappresenta la Madonna dell'Umiltà in Gloria, che con il suo manto copre devoti, laici, monache e frati in preghiera. Nelle due lunette centrali, sotto le vele, troviamo il magnifico affresco con la scena più importante di questo santuario, l'Annunciazione. A sinistra vi è l'Arcangelo Gabriele, a destra, in ginocchio, la Vergine Maria con delicatissimo profilo, tranquilla nella sua preghiera, con le mani giunte. Queste due lunette dell'annuncio e dell'ascolto sono tra le intuizioni più pure del da Cemmo. Nelle due lunette, la Natività di Maria e la sua presentazione al Tempio,
Maria bambina è accompagnata dai suoi genitori Gioacchino e Anna e da una donna ed è accolta da 3 sacerdoti con paterno atteggiamento. Le due opere più curate e preziose per luci, colori e delicatezza sono gli affreschi sotto le lunette. Quello di sinistra raffigura lo sposalizio di Maria. Il sacerdote, al centro, benedice San Giuseppe, che infila l'anello al dito di Maria, la quale è aiutata dalla mano del sacerdote stesso. Ai lati una piccola folla di giovani e ragazze con volti atteggiati a diversi sentimenti, tutti splendidi, con modesti costumi della moda del tempo. L'affresco di destra rappresenta Maria assunta in cielo, seduta su un trono massiccio di stile gotico con 14 angeli che tengono molto delicatamente dei nastri passanti sotto il trono che terminano con il peso di alcuni frutti. È una delizia di colori, di movenze e una melodia di studiati accordi pittorici che saziano l'animo del visitatore. Assai delicati i paesaggi collinosi e gli scorci di panorami lacustri che rendono l'ambiente molto camuno. Sulla parete di sinistra del coro, il dipinto di Lorenzo Zanettino da Borno, datato 1626. Rappresenta Gesù crocifisso, la Maddalena, San Bernardino da Siena, San Giovanni da Capistrano e Santa Caterina d'Alessandria. Di fronte, sulla destra, un'interessante tela del secolo XVII, raffigurante Cristo deposto dalla croce con l'angelo, l'addolorata e i santi, attribuita alle Ceruti o a Callisto Piazza. Nel corridoio che porta al claustro maggiore, sulla parete sinistra, vi è un affresco strappato e restaurato degno di nota. Simboleggia la Madonna assunta in cielo, con 4 angeli, 2 santi in preghiera, e ai piedi si legge la scritta «Franciscus 1519 Amadeus». Questo affresco, fino al 1970, si trovava nella cappella del Beato Amedeo, costruita forse alla fine del 400, al limite del muro di cinta del convento, e che la tradizione indica come luogo di raccoglimento e di meditazione del fondatore di questo cenobio. I due chiostri non possono non prendere denominazione dai primi santi tutelari di questa dimora. Francesco d'Assisi e Antonio da Padova. Il chiostro ha funzione monastica, chiude in un rettangolo di cielo e di terra, in una danza marmorea e luminosa d'archi e di sole, la gioiosa disciplina dei fraticelli di Dio. Nel chiostro di San Francesco, una fuga di 16 archi e 16 colonne rossicce dai capitelli finemente lavorati, dove si affacciano le celle dei frati. Una fontana ottagonale nel centro, datata 1747, 3 meridiane sotto le volte. Nell'altro chiostro, ancora 16 colonne in pietra simona e una fontana ottagonale che dà senso di maggiore ariosità e snellezza al terrazzo coperto di altrettante colonne che reggono il pudore di un tetto rustico. Una scala porta verso un piccolo museo di ricordi e di reliquie del Beato Innocenzo da Berzo, che qui ha perfezionato la sua vita spirituale secondo il suggerimento di Cristo e di Madonna Povertà. La sua celletta, misera come il presepe di Betlemme, pare che emani un profumo evangelico, che non la curiosità interessata di qualche pellegrino, ma l'attenta auscultazione interiore, fa avvertire nel profondo della coscienza. Thank you.
Grazie al Beato Innocenzo e ai discepoli del poverello d'Assisi, in questo luogo sacro, che da chiesa di eremitaggio è divenuta santuario e convento, si recano con assiduità fedeli e visitatori da tutta la Lombardia, per l'apprezzabilità della vita consacrata e delle liturgie ivi praticate, oltre che per il compendio delle opere d'arte che si trovano in un contesto anche naturale di singolare ed attraente bellezza. Pensiero del Beato Innocenzo. La preghiera e la devozione rendono leggera e soave la legge del Signore, perché l'amore non fa sentire la fatica. Provate anche voi a servire Dio con devozione e vedrete quanta pace recherà all'anima.